Oggi inizieremo il nostro percorso dalla fattoria di Barbanella, alla scoperta di Grosseto fuori dalle mura. Questa fattoria è stata acquistata da Bettino Ricasoli nel 1855. Suo fratello Vincenzo pochi anni prima aveva acquistato un'altra fattoria che si trova a Gorarella. Questa fattoria inizialmente si trova molto lontana dalle mura, però adesso è inglobata nel tessuto urbano, essendo che la città si è espansa in tutto il territorio, e infatti si trova a Barbanella, nel centro del quartiere di Barbanella. Lo stile rinascimentale farebbe ipotizzare una possibile origine tardo-cinquecentesca dello stabile. Sono evidenti interventi più tardivi, avvenuti nel Settecento e in epoca moderna. L'antica fattoria è costituita da quattro corpi di fabbrica, uno principale centrale e due laterali minori che si affacciano con i loro prospetti verso la strada, suddivisi all'interno in tre livelli. Lungo la parete di ciascuna delle due rampe di scale al pian terreno si apre un portone che dà accesso all'area anticamente adibita ad uso agricolo. La chiesa di Santa Lucia, Vergine Martire, fu costruita nel quartiere di Barbanella nel 1968 dagli architetti Perotti, Dati e Marzocchi, e sono gli stessi architetti che hanno costruito gli edifici che si trovano qui nel quartiere di Barbanella. E questa chiesa è molto importante, molto conosciuta, perché ogni anno, ogni settembre, viene celebrata la festa Santa Lucia in onore della Santa e coinvolge tutta la città. All'esterno l'edificio è rivestito in mattoncini e a destra dell'edificio troviamo una torre campanaria molto semplice ed essenziale. Un'ampia scalinata porta al sagrato, internamente troviamo una grande navata centrale e a destra si articola una seconda navata più piccola. Una lapide all'interno posta a sinistra della porta ricorda che nella zona fine 1560 esisteva una chiesa intitolata alla stessa Santa. A sinistra dell'edificio un porticato collega ad un altro fabbricato destinato a casa canonica o ad opere parrocchiali. Ci troviamo alla chiesa di San Giuseppe, la prima chiesa costruita fuori dalle mura nel 1936 e consacrata nel 1940. Prende gli stili architettonici del romanico e le reinterpreta quindi in stile neoromanico. La facciata è ripartita in tre ordini, ciascuno con un portale d'ingresso architravato, con stipiti scolpiti a intaglio e una lunetta mosaico chiusa in alto da un arco a tutto sesto. Il mosaico centrale, su sfondo dorato, rappresenta Giuseppe, titolare della chiesa. A sinistra si riconosce Papa Innocenzo II, a destra Pio XI. Infine, un campanile di 5 piani. Il monumento La Pace ai diritti umani, collocato al centro del parco di Via Giotto, è costituito da un'opera in cemento e mosaico dell'artista Babette Eid, accostata ad un frammento del muro di Berlino. Il monumento fu inaugurato il 27 maggio 1990. La chiesa fu costruita fra il 1969 e il 1971 e consacrata in quell'anno è opera dell'architetto Carlo Boccianti. In occasione della cerimonia di consacrazione fu posta una lapide in latino che ricorda la data di inaugurazione e il nome di tutti i protagonisti. L'aspetto moderno dell'edificio rompe decisamente i tradizionali schemi dell'architettura religiosa e ecclesiastica. L'ambiente unico del padiglione, di forma trapezoidale, alterna la pietra in cemento armato, mentre il lungo taglio della vetrata si snoda orizzontalmente sull'intera facciata. Il campanile antitradizionale si erge separato dal corpo principale dell'edificio, davanti all'angolo sinistro della facciata. Il nostro viaggio nel quartiere di Gorarella e Barbanella si conclude con la fattoria Ricasoli, comprata da Vincenzo Ricasoli nel 1844. Vincenzo cercò di gestire la fattoria al meglio possibile, cercando di svilupparla con i suoi primi macchinari. I contadini però cercarono di sabotare le macchine perché pensavano di essere rimpiazzati da esse.
In realtà non fu così. Dentro la fattoria all'interno si trova una lapide creata nel 1901. Il quartiere Colarella nasce nei primi del Novecento intorno all'omonima fattoria e si sviluppa tra il 1962 e il 1982 secondo il piano urbanistico di Luigi Piccinato. Il nome deriva da gore, riferito ai canali che attraversavano i territori paludosi, situati tra il fiume Ambrone, il Mar Tirreno e Paduli del Lago Aprile. Appare per la prima volta su una carta risalente al 15 aprile del 1353, quando il comune di Siena acquistò alcune proprietà di terra grossetana.